Sergio Albertini, amministratore delegato di Azimut Holding, domandiamo un suo punto di vista sulla ricerca di McKinsey, che ha evidenziato delle criticità anche notevoli in assenza di figure sia per le reti sia per i consulenti finanziari. Qual è il punto che l'ha colpito di più? Il punto che mi ha colpito di più, devo dire, mi ha colpito perché ho visto la reazione della sala, sono sicuramente le reazioni che mi sono potenzialmente i cali di legittimità riguardo alla verità. Si chiede se tutto questo processo, questa fatale, dei prodotti, maggiori costi, burocrazia, impatti, andrà a scaricarsi su chi li ritiene la meno più debole. Non sono di quest'idea perché le aziende già oggi, cito noi per esempio, stanno riorganizzando la propria offerta, stanno avendo i prodotti a maggior valore aggiunto, stanno riducendo il costo interno e stiamo modificando i processi per digitalizzare gran parte delle strutture. Tra l'altro andranno a recuperare margini non andranno a beneficiare solo gli azionisti, ma a beneficiare anche quei consulenti finanziari che sapranno fare un buon lavoro, quindi non è un incentivo. Quindi siete in controtendenza rispetto a quanto dice la, cioè noi, con noi i consulenti potrebbero andare a guadagnare di più. Assolutamente sì, perché dobbiamo parlare di nel 2018-2019 abbiamo affrontato uno scenario di mercato importante, da anni in cui gran parte della clientela si è trovata esposta a tassi di rendimento reali negativi sui titoli di Stato. Nel 2019, quando si dovranno arrivare i primi estratti conti, verranno magari hanno pagato 2.000 euro di commissione di gestione a fronte di una performance nel 2000, qualche domanda se la faranno. Cioè, noi abbiamo iniziato a lavorarci prima, per spiegare parte dei nostri servizi, soprattutto in modo raggiunto, abbiamo iniziato a lavorare su un termine, in particolare che ci ha fatto vedere al consulente, tramite servizi di servizi centralizzati, la possibilità di poter fare un lavoro migliore, se questo porta un'offerta, una vendita, di prodotti dubbi, contenuto economico, e pare, grazie.